Prima di iniziare, se qualcuno ne capisce di Google AdSense e di queste robe, mi contatti in privato perché sono fottuto. Detto questo, come da titolo, oggi parleremo di come si fa una hit. Ovviamente non sto per farvi un tutorial su come fare una hit, poiché fino anche io non ho mai fatto una hit. Ma andremo ad analizzare insieme i meccanismi che ti possono portare a costruire una hit che spopoli tra il pubblico. Cominciamo dal metodo più ovvio, banale e onorevole: scrivere una bella canzone. So che è banale, è stupido ed è anche ovvio, ma sì, per fare una hit basterebbe scrivere una bella canzone. Usare una base con un campionamento che fa leva sul pubblico. Usare un testo che faccia leva sul pubblico. Una cosa sentita. Una cosa che suona bene poiché è fatta bene. Ok, basta cose positive, parliamo di cose orribili. Fare musica di merda. Sì, purtroppo oggigiorno sempre più persone si ubriacano davanti al computer e si passano le serate ad ascoltare pessima musica. E anche in questo campo c'è da fare due grandissime distinzioni. I migliori di tutti, vale a dire i poveretti che non si rendono conto di cosa diavolo stanno facendo. Tipo il mio nuovo eroe, Michele Malla. Porti gli applausi per me. Che forte emozione! Sento che batte il mio cuore con questa canzone. Che vorrei dire può piacere o non piacere, ma non può piacere né ora né mai. Ci mette il cuore, è musica genuina, è musica fatta con l'anima, ma no. Balliamo, cantiamo, suoniamo insieme noi con questo brano. Cioè, è stato intervistato da Dipre, ne ha parlato Daniele Das e Matter. Raga, è brutto considerare squallida della musica fatta da una persona che ci crede. Eppure è così. Anzi, so che nella sua zona, in zona di Enna, è anche, diciamo, una celebrità locale. E poi abbiamo quelli che sull'onda del trash hanno costruito una vera e propria carriera. Ve ne potrei citare una dozzina, ma ovviamente bello figo go. Mi faccio una sega, mi faccio una sega, mi faccio una sega. Io non lo conosco, ma basta sentirlo parlare. È un troll di quelli della Madonna, che dai tempi di Jason K.M. non usciva un troll così ben costruito. E soprattutto se lo vediamo da un'ottica artistica, è anche bravo. Cioè, secondo me, se Bello Figo Gu si mettesse a fare rap serio, potrebbe fare il culo a mezzo mondo. E questa cosa la dicevo dai tempi di Mi faccio una sega. Minghie! Minghie! Raga, era palesemente fake, come adesso palesemente fake, con la differenza che quando ne parlai la prima volta faceva 20.000 visualizzazioni, ora ne fa tipo 100 milioni. E per quanto per molti questo sia un metodo becero per creare delle hit che ti portino al grande pubblico, è anche uno dei più efficaci, se lo sai fare bene. Minghie! Poi se hai il culo di finire tra le grinfie di Dipre, proprio il pacchetto è completo e sei lì, nell'Olimpo del trash. Minghie! Andiamo al secondo metodo, che a mio avviso può essere tanto onorevole quanto disonorevole. Il fanservice. Per quelli che non avessero visto l'ultima stagione del Trono di Spade, dico, per quelli che non sapessero cos'è il fanservice è semplicemente accontentare il fan, fare servizio al fan. Per esempio, per adesso vanno di moda i posacenere. Devo capire perché la mia mente indugia sempre ai posacenere. Costruisci gran parte dei tuoi brani, della tua immagine, sul posacenere. E ci sono persone come per esempio mi viene in mente Shade. Shade fa sempre qualcosina sulle tendenze del momento, ma le prende per il culo in una maniera incredibile. Viene il piacere ad ascoltarlo perché ne parla in maniera molto scherzosa e prende te per ritardato perché sei attratto da questa cosa. Ma il problema è che la grandissima parte invece usano le tendenze per fare visualizzazioni, per avere seguito e per infinocchiare la gente. Cioè, quante decine di pezzi inutili sono reperibili su YouTube e su Spotify che si agganciano in maniera morbosa a un argomento di tendenza? Che per l'appunto, per me questa è la forma tanto onorevole quanto becera, perché se lo fai in modo onorevole, come dicevo prima, è un bel pezzo che magari lo riascolti e ci ripensi. Se lo fai in maniera becera, il pezzo muore con la tendenza del momento. Quando i posacenere non saranno più di moda, anche il tuo pezzo finirà completamente nel dimenticatoio, come l'Harlem Shake, l'Ice Bucket Challenge e Barbra Streisand. Ma arriviamo al metodo più schifoso, spregevole, finto e odioso
del mondo. Prendere in giro i fan. Perché giustamente non è che il mondo è popolato da esperti di musica, anzi, gran parte della gente che ascolta la musica e soprattutto che la compra sono persone, scusate il termine, inutili. Non nel senso che sono inutili alla società, sono inutili dal punto di vista musicale, poiché non hanno un gran senso di critica, non hanno una grande conoscenza, si accontentano di ascoltare e ballare. E per grande fortuna dell'industria musicale, questo sottoinsieme è il più grande, è la fetta di mercato più grande. Perché tu che segui il mio canale ti compri il disco hip hop o ti compri il disco metal, sei seguace di un genere. Poi ci sono quelli che ascoltano tutti i generi, ma non fanno parte del piccolo cerchio che dice io ascolto tutto. Ebbene, loro sono i più facili da ingannare perché non hanno cultura musicale. Quindi che cosa fai? Rubi. Prendi qualcosa che in Italia non è arrivata a spopolare nelle classifiche e che conoscono soltanto gli intenditori. Che cosa ottieni? Mi secca farlo, ma lo faccio. E a proposito di questo ballo scemo, andiamo a comandare. Una volta che stavo al ristorante. No, non andiamo a comandare niente. Mi fa volare? No, io resto a terra. Moseca di Enrico Papi. Molti pensavano che fosse la brutta copia di Mi fa volare. No, è la brutta copia di qualcos'altro. Credo che il discorso suoni tutto molto interessante. So che ho usato Rovazzi e compagnia bella per fare l'esempio, ma Rovazzi è il non musicista che ha venduto e avuto più premi negli ultimi anni, che ogni pezzo che fa diventa una hit. Ogni pezzo super mega costruito a studio, tavolino, lui non fa niente, ci mette solo la faccia. E quindi è un esempio perfetto per il discorso che vi sto portando. Anche perché queste grandi escalation con artisti che non sono degli artisti ci sono da anni e anni. Prendiamo il nostro adorato DJ Francesco. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano. Che con la sua hit d'esordio che ha spaccato tutto poiché era figlio di che figlio, ha preso a piene mani, per non dire rubato. E poi non è paradossale che questi casi si registrano principalmente con la musica non fatta da musicisti? Cioè, nel senso, io ci metto la faccia e ci lavorano altre 15 persone che non vedrete mai in faccia. Non è una coincidenza strana. No, non è strano, come dicevo prima, è normalissimo. È la normalità più pura, perché se tu hai una minima cultura musicale te li sgami così e li prendi per quello che sono. Se cultura musicale non ne hai, hai scoperto l'acqua calda. E nel caso in cui scopri l'acqua calda, non la usi neanche per fare le patate lesse, perché come dicevo prima, se non ne capisci niente di musica, non ti interessa, non te ne frega niente. Se riesci a idolatrare un artista che non è un artista, lo giustifichi pure. Dici vabbè, ha fatto un remix, ha fatto una versione, è un campionamento. No, non è un campionamento, assolutamente no. Per dire, PES dei Club Dogo. Lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdez. Che è il rifacimento di questa. Non è un plagio. Tutti quando è saltata fuori sta roba, plagio, plagio, i Club Dogo hanno rubato. No, maledetto mentecatto. Se avessi comprato il disco originale avresti letto che dietro la copertina c'era scritto che il pezzo è un rifacimento di. Ma invece no.
Ora, un artista può benissimo prendere un brano, pagarne i diritti e rimodellarlo. Quante hit sono fatte così? Stan di Eminem, Like Toy Soldier di Eminem, lasciamo perdere Eminem. Gangsta Paradise di Coolio è praticamente Pest in Paradise di Stevie Wonder. Ma è tutto legale, è un rifacimento hip hop di un brano, una cover se vogliamo. Questo invece, a mio umile avviso, è plagio. Poi visti i brani, io non so se ci siano le copie fisiche, ma sono pezzi usciti per YouTube che hanno fatto i soldi con YouTube, iTunes e Spotify. Poi io non lo so se c'è il vinile di Andiamo a Comandare, magari mi rispondete, neanche me lo vado a cercare perché mi verrebbe da vomitare a leggere Best Seller. Comunque, io non credo che dietro il vinile di Andiamo a Comandare ci sia scritto che il pezzo è tratto tiritiratata, perché comunque, ripeto, che è indirizzato a un pubblico che non capisce niente. E in conclusione, non c'è una conclusione in sto video, io vi ho fatto degli esempi di come si pensano le hit, di come la gente se le accolla senza battere ciglio. La morale può essere: ragiona con la tua testa, non farti condizionare dalle cose fatte a tavolino. Rispetta la vera musica, il mainstream fa schifo, Rovazzi bufu. Niente, non c'è una chiusura, fai partire lo Shazam. Bene ragazzi, il video è finito. Vi ripeto, se qualcuno ne capisce di AdSense mi scriva perché sono impanicato. E niente, come al solito qua sotto avete tutti i link, Facebook, Instagram, Twitter, stalkerizzatemi. Vi invito a iscrivervi al canale, a lasciarmi un bel mi piace. Se volete farmi delle donazioni qua sotto c'è il mio canale tipo. E niente, ci vediamo la settimana prossima.